Ciao a tutti i cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo snapshot. Questo è lo snapshot 12V42A. In questo snapshot sono stati introdotti dei miglioramenti per quanto riguarda l'Anvil e altri cosette molto interessanti. Allora, partiamo subito dicendo che i pipistrelli ora non attivano più le pressure plates e non distruggono i semi. Cosa che purtroppo dava molto fastidio negli snapshot precedenti. Ora esistono dei nuovi tipi di repeaters che vengono attivati quando un repeater è messo al loro fianco powerato da redstone. Mi spiego. Allora, se noi abbiamo un repeater qualsiasi e su un lato, che possa essere questo o questo, abbiamo un repeater azionato dalla redstone, vedete che il repeater ha questa texture di bedrock che blocca i repeater della serie. Io se ci metto una fonte di energia non passerà. Solo quando toglierò questa passerà. È una soluzione molto più compatta al solito trasmitter, diciamo. Allora, questo è il solito, quello che si faceva fino ad ora. Ora ho pure sbagliato repeater, che fail. Vediamo. Però ora mi manca blocco. Vedete? Attivo e disattivo. Attivo, disattivo. E questo invece lo si può fare molto, molto più facilmente. Standard è attivo, che si potrebbe fare tranquillamente standard disattivo. Ah, giusto. Bisogna togliere questo, attivarlo, e in questo modo non passerà l'energia. Vedete? Ora, se io metto qua un bottone, passerà e poi rimarrà bloccata su di questo. Invece, se vogliamo fare un latch, l'RS latch, insomma, il classico, premo una volta, cambia lo stato, premo un'altra volta, ritorna allo stato originario. Questo è il circuito, vedete? Pistone chiuso. Pistone aperto, molto semplice. Torcia attaccato, guarda, lo ricostruisco. Allora, blocco, torcia. E il principio è questo: abbiamo due repeater, entrambi impostati su 4, con una torcia così. Ora vedete, viene bloccato, che è quello che vogliamo. Mettiamo una torcia qui, ma prima facciamo il nostro circuito, che per esempio potrebbe essere alzare questo pistone, poi lo mandiamo qui con la torcia. Allora vedete, ora è chiuso, premo il bottone, si apre, premo di nuovo il bottone, si chiude. Perché? Perché la torcia rimane acceso, rimanere attivo il repeater giusto il tempo necessario perché possa invertire la carica e tornare di nuovo spento. In questo caso invece la torcia rimane accesa il tempo necessario, per cui una volta bloccato l'energia si attiva. Molto bene. Ci sono anche delle modifiche per quanto riguarda le anvil. Infatti è stata resa più economica la ricetta. Ora serviranno 4 lingotti di ferro e 3 blocchi di ferro per fare la nostra anvil. Sono anche stati fatti dei miglioramenti per quanto riguarda la texture, ma sinceramente io non è noto. Forse questa parte superiore è un po' più snella, ma non è qualcosa di estremamente notabile, diciamo. Allora, ora si può riparare gli oggetti con il legno. Allora, con il legno, i lingotti e i diamanti della serie. Se io ora prendo dei diamanti, se ora io prendessi dei diamanti, tipo 64 diamanti, prenderei qualcosa di rotto e ci mettessi un diamante, potrei prendere una Diamond Chestplate nuova. E vedete, è cambiato anche il colore della scritta, ora è verde con l'ombra verde scura. Costo 11. Quindi ora si possono riparare anche senza fare una nuova armatura, ma semplicemente utilizzando dei lingotti del legno
o dei diamanti. Questo è molto utile e intelligente perché renderà l'utilizzo della Anvil un qualcosa di necessario. Quindi pollice in su per questo. Ed ecco qui un piccolo esempio, giusto per così rendere il video un po' più lungo, di cosa si potrebbe fare con questo repeater. Anche se, voglio premettere, non è un circuito complicatissimo, è una cavolata, si poteva fare benissimamente nelle altre versioni, è giusto così per fare qualcosa con questo repeater bloccato, ecco. Allora, vediamo che qua c'è una pressure plate in cui io devo stare e devo colpire il bottone di legno. Sono un dica. Ecco. E puffa. È così, molto semplice. Tre repeater. Ah, sono io che ho cambiato la texture. Non l'avevo notato, non l'avevo notato. Allora, qui il repeater non è più bloccato perché non è powerata sta cosa. Ora che l'ho tolto, invece, eccolo qui, è bloccato. Se invece la ritiro, è giusto farvi capire bene come funziona. Allora, vedete, non è powerato, quindi questo non è bloccato, quindi io stando lì consento all'energia di passare e di attivarmi la porta. Bene, per questo snapshot è tutto, quindi io vi invito a lasciare un bel mi piace, come al solito, ciao a tutti.